Professore, in questi ultimi anni l'attenzione si sta concentrando maggiormente sull'endotelio e sulla sua infiammazione correlata alla malattia venosa cronica. Cosa abbiamo scoperto? Beh, calcoli che questo succede proprio perché negli anni scorsi si parlava di tutt'altro, si parlava di pressione, si parlava di flusso laminare, non laminare all'interno delle vene, ma poi si è visto che la patogenesi, cioè l'origine della malattia venosa, in realtà è l'attivazione di cellule presenti sulla parete del vaso. L'endotelio venoso è tanto nel senso che è quello più abbondante nel nostro organismo. È molto molto più abbondante rispetto a quello arterioso e una volta veniva considerato soltanto una specie di barriera tra il sangue e la parete del vaso, ma non è così perché in realtà è un organo vero e proprio, un organo che secerne delle sostanze e che interagisce con queste sostanze. L'interazione con queste sostanze normalmente ha una condizione fisiologica, le vene hanno la loro funzione. Le vene non vengono complicate da trombi al loro interno, le vene rimangono della normale grandezza, non si dilatano, non diventano varie cose. Quando per qualche motivo legato da una parte a predisposizione genetica, dall'altra da problematiche di natura ambientale o a fattori di rischio intercorrenti, questo endotelio si attiva, l'attivazione di questo endotelio fa sì che vengano le malattie. La patologia dell'endotelio diventa un'infiammazione, l'infiammazione fa andare in circolo sostanze che hanno un'azione diretta sul sistema vascolare e a livello locale, cioè a livello della parete venosa, questa parete venosa si infiamma. Ad una parete virtuale e virtuosa che permetteva al nostro organismo di funzionare correttamente, diventa un qualcosa di patologico. Si ammala la vena, ma si ammala anche l'organismo, che questa è la grande novità. Finora tutta l'attenzione sull'endotelio era rivolta alla vena, ma poi si sta vedendo ormai che la vena fa parte di un organo e di un organismo che può ammalarsi per colpa della vena e quindi l'endotelio entra in questo meccanismo. Quali sono le indicazioni da parte delle linee guida per osservare i cambiamenti dell'endotelio dei pazienti e quali sono i trattamenti più efficaci? Le linee guida ancora non sono così ben aggiornate su questo, perché l'argomento endotelio è un argomento di recente insorgenza. Proprio noi stiamo rifacendo un po' le linee guida italiane, stiamo confezionando le linee guida italiane con tutte le società scientifiche riguardo alla malattia venosa e sul trattamento medico della malattia venosa. In un futuro molto breve le linee guida porteranno a curare la causa e non gli effetti. Finora molto spesso le cure erano volte a curare l'effetto, cioè il sintomo. Ho la gamba pesante, prendo un farmaco che mi allevia la gamba, ho la gamba che si gonfia, cerco di sgonfiare la gamba, ma in questo modo non si andava all'origine del problema. Tutte le terapie che possono in qualche modo interferire sul endotelio vanno sulla causa. È un po' come se io avendo un problema odontoiatrico andassi dal dentista prendendo un antinfiammatorio ma non curando la carie sottostante. Forse avrei un miglioramento del sintomo, ma poi alla fine starei male lo stesso. Ecco, le linee guida stanno andando in quella direzione, ancora non ci sono. Sarà nostra cura nelle prossime linee guida cercare di mettere l'argomento all'interno.